Bentrovati, buon pomeriggio. Non ci sono novità di sorta che riguardano questioni extracampo, avvisi di garanzia, traffico d'armi e via dicendo. Oggi è il compleanno di Alex del Piero, stasera dedicheremo il nostro caffè a Il Capitano, che eh, credo prima o poi tornerà in Juventus. Molti se lo augurano, molti invece sperano di no. Allora, Manuel Locatelli mette la firma sul suo futuro ancora in bianco e nero sino al 2028. Breaking news, il bianco e nero. Nel destino, leggiamo il comunicato della Juventus, Juventino, da sempre loca, ha coronato il suo sogno di vestire la nostra maglia nel 2021, trasformando l'obiettivo in un nuovo punto di partenza con la mentalità di chi non si accontenta. Da quel momento non c'è stato un singolo allenamento o una singola partita in cui lui non abbia dato tutto per la sua Juve. Nei momenti più belli e in quelli più Difficili, alcuni flash indimenticabili che catturano il cammino fatto fin qui insieme. L'esordio a Udine, il primo gol contro la Sampdoria, il gol decisivo al Derby della Mole. L'ultima rete, quella da tre punti a San Siro contro il Milan. Un gol contro il suo passato per rilanciarsi verso un futuro ancora in bianconero. Questa firma, ancora questa firma fino al 2028, un sogno divenuto realtà che si prolunga ancora. È un'altra promessa a se stesso e alla sua Juventus. Locatelli ha firmato il rinnovo dunque e arriva anche la sua dichiarazione sui social ciao ragazzi sono veramente felice e soddisfatto di aver rinnovato questa maglia me la sento addosso qui è come casa per me quindi voglio dirvi che vi voglio bene vi mando un grande abbraccio e mi raccomando sempre forza di cuore va bene commenti locatelli sì locatelli no insomma anche qui siamo discordanti però il dato di fatto è questo noi ci vediamo naturalmente più tardi questa era una breaking news per annunciare il rinnovo di Manuel Locatelli in Juventus fino al 2028, a più tardi.